Bentornati amici di Pavione TV e Lombardia Live 24, una nuova puntata con l'ingegnere Bughera che finalmente prende piede, perché dopo la prima puntata che abbiamo presentato abbiamo detto cose che il pubblico già sa, ma alcuni magari no, quindi abbiamo presentato Giovanna Gavetta, naturalmente, perché l'ingegnere Bughera ha un nome e un cognome. Adesso entriamo nel vivo della trasmissione, nel vivo del programma, e inizieremo a trattare i tuoi argomenti preferiti, che in realtà sono argomenti importanti, in cui tu tieni spesso, insomma, anche hai tenuto conferenze, ne parli anche sui giornali, anche locali, e è giusto che abbiano visibilità anche oltre. Quindi iniziamo proprio da questi argomenti. Che cosa hai preparato per questa puntata, Giovanna? Beh, io ho preparato una prima introduzione sui problemi dell'energia e della crescita. Naturalmente, se volete delle spiegazioni più puntuali, avete delle domande, io sarei molto interessata, ho anche dei commenti, a sentire che cosa ne pensate. C'è una pagina Facebook di Ingegnera di Bughera dove si possono mandare messaggi, anche alla TV penso che si possa, e poi scrivo degli articoli un po' più strutturati su un giornale online che si chiama Grey Panthers, le pantere grigie, legato al fatto che abbiamo i figli, cioè fatto un po' per persone anziane, ma comunque è un sito molto ben fatto nel quale ci sono tantissime notizie. C'è una piccola rubrica mia dove scrivo circa una volta al mese ormai da un paio d'anni, e quindi può essere interessante andare a vedere se lì le mie spiegazioni per iscritto sono un po' più chiare. Comunque ricordiamo ai telespettatori, qualsiasi domanda potete scriverci al nostro indirizzo email, contattarci anche tramite i nostri social, quindi Instagram, Twitter, Facebook, quindi non fate problemi a fare domande per l'ingegnere, che poi il sabato successivo naturalmente risponderai alla posta dei telespettatori. Allora cominciamo, perché Giovanna mi ha dato delle slide e quindi le iniziamo a mostrare proprio da quello di cui iniziare a parlare. Sì, diciamo che cominciamo a parlare dicendo che l'economia è importante crescere, in questi giorni lo sentiamo dire tantissimo, ma da sempre, questo fatto che occorre crescere. In effetti, se si cresce, ci sono tutta una serie di vantaggi nell'economia, tipo il fatto che se uno fa un mutuo col tempo diventa meno pesante perché cresce il tuo stipendio e il mutuo rimane uguale. Però c'è da tenere presente che negli ultimi decenni soprattutto siamo stati aiutati molto nella crescita dall'energia a basso costo. E siccome in un mondo finito ci possono essere dei problemi, la crescita non può essere finita, in particolare proprio le fonti di energia potrebbero a un certo punto cominciare a diminuire. Quindi ci conviene parlarne un po' di più, capire un po' di più quali sono i meccanismi dietro, in maniera da farcene un'idea e da discuterne. Per esempio, io vi faccio l'esempio del cibo. L'esempio del cibo è molto importante. L'uomo primitivo sopravviveva se riusciva a cacciare degli animali che gli fornissero più calorie di quelle che lui spendeva come energia nel cacciare. Ovviamente doveva essere molto di più, perché l'uomo primitivo aveva poi moglie, bambini, vecchietti, magari vecchietti non tanto, ma a quell'epoca a 40 anni si era già vecchio, e da poter mantenere. Quindi se lui riusciva a uccidere un mammut era fortunato per tanto tempo, se riusciva a uccidere soltanto uno scoiattolo era un disastro. E comunque queste cose io le ho sentite anche in un libro, Il passaggio a nord-ovest, che ho letto un po' di anni fa, che si riferiva a un periodo intorno all'Ottocento in Canada, dove appunto queste spedizioni che andavano a esplorare territori nuovi non avevano tutti i mezzi che abbiamo oggi, quindi erano costretti ad avere degli appuntamenti: fra un mese ci troviamo nel tal posto e tu mi porti, venendo dall'altra parte. Se l'appuntamento saltava, come è successo appunto in questo romanzo, noi vediamo che le persone si ritrovavano veramente nei guai, perché dovevano riuscire a procurarsi il cibo o con delle radici o con dei frutti selvatici, e mano a mano diventavano sempre più deboli e non riuscivano a procurarsi quello che serviva. Oggi invece cosa abbiamo? Abbiamo dei grandi trattori che vanno a diesel, a benzina, che
sono magari con l'aria condizionata dentro nell'abitacolo e una persona sola può fare un sacco di lavoro, ma lo può fare aiutato da questa energia in più. Che se fosse da solo con la sua zappa non ce la farebbe. Infatti, vediamo, oggi spendiamo 10 calorie di energia per ogni caloria di cibo prodotta. Ecco, questa cosa fino a quando si potrà mantenere è veramente l'unico modo in cui si può produrre il cibo. Intanto, se andiamo a vedere nella prossima slide, qui c'è l'esempio della distribuzione. Infatti. Cioè, avendo a disposizione tutto questo cibo a basso costo, noi abbiamo visto nei dati proprio ufficiali del World Health Organization che ci sono circa 800 milioni di persone denutrite e invece 1.600.000.000 sovrappeso o obese. Si prevede in questo grafico che con la pandemia aumentino un po' le persone denutrite, ma sono sempre, adesso non consideratemi troppo cinica, ma sono sempre un numero abbastanza basso di quello che io ricordo quando ero bambina, che se ne parlava, che avevamo 2 miliardi di abitanti nel pianeta e comunque avevamo quasi 1 miliardo di persone con problemi alimentari. Adesso vuol dire che noi produciamo un sacco di cibo in più. Oltretutto si dice anche che noi sprechiamo dal 30 al 50% del cibo prodotto, cioè buttiamo via tante cose che sono un po' rovinate, piuttosto che ne facciamo di più e poi non abbiamo voglia di mangiarlo. Una volta i nonni avevano le galline e se avanzava qualcosa lo davano altro alle galline. Certo. Quindi questa cosa è abbastanza importante, soprattutto perché secondo alcuni, e mi sembra che sia scritto anche in alcuni rapporti della FAO, noi dovremmo entro il 2050 produrre il doppio del cibo che produciamo adesso. Ma se consideriamo questo fatto che è distribuito male, allora potrebbe bastare anche quello che abbiamo, potremmo concentrarci nel cercare di distribuirlo meglio. Oppure potrebbe essere un problema avere tutta questa energia a disposizione perché il costo aumenta e quindi saremo costretti a produrne meno perché abbiamo meno energia. Comunque sono tutti problemi aperti. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è la questione dei vestiti, dell'abbigliamento. C'è una bellissima lettera e qui inizia con una bella lettera questa slide. Secondo me è stupenda questa frase che insomma, mi piacerebbe leggere. Venendo per Natale ti porterai il vestito che ti ho mandato ora e così te lo metterai un po' anche qui. E se hai qualche cosa che più non ti serva e che sia proprio indecente, portalo anche. Che c'è il mezzadro della Valle Santa, che hai vinti proprio i vinti. Hai capito? Lettera alla bisnonna Emma Paulino, 6 dicembre 1915. Questa era la mia bisnonna che abitava a Levanto e suo figlio Paolino, che aveva 12 anni, era in collegio. Quindi in collegio a Sarzana, quindi non proprio così lontano, però si scrivevano e io ho ritrovato tutte le lettere della nonna e effettivamente vuol dire che a quell'epoca i vestiti venivano utilizzati il più possibile finché non si consumavano e poi venivano comunque dati a qualcuno più povero a cui servivano lo stesso. Teniamo presente che a 12 anni un bambino anche cresce, quindi probabilmente certo. Paolino a un certo punto i suoi vestiti non poteva più metterli anche perché erano piccoli. Invece oggi cosa succede? Un secolo dopo, perché questi anni sono 2015-2016, ogni anno nel mondo si consumano 80 miliardi di nuovi vestiti e negli ultimi 20 anni c'è stato un più che 4 volte. Un aumento del 400%, mi pare, è una cifra assurda a mio parere, una cifra astronomica. È una cifra enorme, però infatti cosa succede? Che per esempio negli Stati Uniti si producono circa 37 kg di rifiuti tessili all'anno per ogni persona e anche 10 miliardi di tonnellate di rifiuti tessili industriali. Cosa si intende? Quando tu tagli dei jeans, per esempio, sì. Tagli tantissimo. La merce, esatto, sono rifiuti tessili. No? Dopodiché si calcola anche che una maglietta di cotone viaggia per 32.000 km, un paio di jeans 60-80.000. Penso che quello l'abbiate sentito, se ne parla spesso, la storia dei jeans, quelli consumati, che vengono prima
la stoffa viene preparata giusta e poi viene fatto un trattamento di cambiatura che oltretutto non fa molto bene agli operai. Assolutamente no. E viene fatto magari in un altro paese e quindi il viaggio è appunto calcolato in base a questo. Tra l'Inghilterra, per esempio, e l'Australia si buttano via dal 70-85% del bestiario nuovo comprato ogni anno. Anche a noi capita. Sì, sì, assolutamente. Perché cosa succede? Il cotone viene prodotto negli Stati Uniti, per esempio, cioè sono uno dei più grossi produttori di cotone, fin dai tempi della schiavitù, addirittura. Il cotone viene mandato a filarlo e i posti migliori sono la Colombia e l'Indonesia. Sì, certo. Poi il filo va in Bangladesh, dove viene tessuto, lavato e tinto e così via. Poi torna in altri paesi per la confezione. I prodotti finali vengono distribuiti però soprattutto da noi, dove ci sono anche in Italia tutte queste aziende che fanno armadi, che producono il bestiario. Quindi vuol dire intanto che il fatto che noi abbiamo a disposizione, come al solito, energia a basso costo, ci permette di trasportare tutte queste cose da una parte all'altra del mondo. Però poi, anche qui, come nel cibo, anzi forse qui ancora di più che nel cibo, c'è una sovrapproduzione. Per cui, finché noi siamo in grado di continuare a comprare, allora sì. Questo funziona e in un certo senso fa del bene anche ai paesi poco sviluppati, perché tanta gente ha un posto di lavoro. Un posto di lavoro, assolutamente. Posti di lavoro, magari sfruttati, poco retribuiti, eccetera. Però, che per loro sono un miglioramento e quindi è una cosa anche questa importante da sapere e da tenere presente. Certo. Qui vediamo circa 100 milioni di barili di petrolio al giorno. Sì, vuol dire che noi per fare tutte queste cose e non solo cibo e bestiame, certo, ma un po' tutto, consumiamo circa 100 milioni di barili di petrolio al giorno. Mi pare che un barile è intorno ai 150 certo. di petrolio. Quindi noi abbiamo, facendo il conto per ogni abitante del pianeta, infatti, adesso l'ho fatto un po' a spanne, ma insomma più o meno 2 kg a testa ogni giorno di petrolio. Però distribuito anche questo in maniera irregolare, cioè negli Stati Uniti, in Canada e in Arabia Saudita sono più di 7 kg a testa, mentre nei paesi in via di sviluppo, tra cui anche l'India e la Cina, oltre che l'Africa, sono poco più di un chilo. Sotto, quindi, esatto. Perché quindi mediamente sono due. Facendo semplicemente la divisione, tutto questo. Certo. E quindi anche questo è un problema, perché se i paesi in via di sviluppo, che adesso sono quelli oltretutto che hanno più abitanti e che crescono di più con certo. il numero di abitanti, volessero arrivare al nostro livello, cioè al livello di 4-5 al giorno in Europa, oppure addirittura di 7 come gli Stati Uniti, il consumo dovrebbe aumentare tantissimo. E magari non ce n'è neanche abbastanza, oltre all'inquinamento legato all'uso di sì, perché è una reazione a catena, potremmo dire, no? Cioè è sempre una conseguenza, no? Questo aumento di questi dati che cambiano sì in base al paese, però poi portano ovviamente un cambio di dati in base al benessere, infatti. Ecco, poi, qui abbiamo un altro grafico. Questo grafico è un esempio dei tipi di combustibile che si utilizzano. Cioè, se voi guardate le fasce di vari colori, sì. I tre più grossi in basso, verde, rosso e grigio, sono i combustibili fossili, che sono petrolio, gas e carbone. Lì c'è anche il grafico nei vari anni, fatto come curva, sì. gli stessi colori, e vedete che bene o male i combustibili fossili si compensano, questa qua della prima slide. I combustibili fossili più o meno si compensano, hanno sempre un 70-80% del totale, che è abbastanza tanto. Poi ci sono l'idroelettrico, che è quello azzurro che viene visto, che bene o male sono anni che non cambia, più o meno lo spessore di quella fascia più o meno resta uguale. Invece vediamo un aumento importante nell'ultima.
fonti rinnovabili aumentano molto se guardiamo l'aumento all'interno della fascia, cioè la fascia che non c'era 30 anni fa, adesso si è allargata, però è sempre molto molto basso rispetto a quello che è gli altri, i combustibili fossili soprattutto. Il nucleare e l'idroelettrico non ci aiutano, adesso c'è tutta questa polemica, poi ingegnere nucleare sono di parte, esatto, sul fatto che il nucleare possa essere considerato non inquinante oppure no. Se per noi l'inquinamento è soltanto la produzione di CO2, il nucleare non è, perché funziona con tutto un altro sistema. Però il nucleare è una fascia piccola, perché non ci sono quantità di uranio così enormi, certo, quindi fascia piccola resterà, anche lasciando perdere i problemi di sicurezza. Quindi pensi che questo dato, cioè questa fascia resterà per forza, cioè a distanza di anni è obbligato a restare una fascia piccola? Quella del nucleare penso di sì, perché appunto ci sono tutti i problemi di sicurezza, ci sono, c'è il problema che insomma l'uranio non è un elemento così disponibile come è il petrolio. Certo. Il petrolio ce n'è ancora tanto. Ce n'è ancora tanto. E il gas soprattutto. Poi volevo farvi vedere che gli ultimi due anni con la pandemia c'è stata una discesa. Questi dati si fermano al 2020. Al 2020, ok. Però questa discesa, questa sì, probabilmente è temporanea. A me fa una certa impressione il fatto che eravamo tutti fermi nel 2020 e ciò nonostante la discesa è stata di un Sì, minima, una cosa veramente... Addirittura mi sembra il 6% Quindi nonostante il blocco che tutti per ovvi motivi hanno dovuto subire, non è stato grande. D'altra parte questo si riflette nel prezzo, perché se andiamo a vedere qui, qui c'è ancora un'altra slide dove vediamo il consumo. Il consumo, sì. Vediamo che dopo il 2021 questo consumo anche i nostri telespettatori qua. Ecco, praticamente alla fine del 2021 avevamo raggiunto di nuovo i 100 milioni di barili al giorno. E si presume che crescerà, questo dato. Diciamo più a destra 2020. Quindi calcolando 2023, sempre il periodo della pandemia, perché queste sono ipotesi. Nella pandemia c'è stata una discesa, però se guardate la scala, la discesa è stata di 15 milioni di barili su 100, veramente abbastanza poco. Quindi quello che io volevo farvi, volevo farvi riflettere, non voglio dare delle particolari indicazioni, ma cominciare a dire, pensateci un po' su, che noi col sistema attuale di sviluppo, di benessere eccetera, noi consumiamo di più di quello che ci servirebbe, produciamo tantissimi rifiuti, aumentiamo l'inquinamento e sfruttiamo la manodopera a basso costo. Questo permette a paesi anche che sono molto poveri di cominciare a crescere, certo. Però può funzionare anche finché noi come paesi ricchi siamo in grado di assorbire la produzione. Se noi adesso cominciamo a vedere che gli stipendi diminuiscono, che l'inflazione cresce, che la spesa per pagare il cibo piuttosto che riscaldare le nostre case aumenta, noi non saremo in grado di comprare tutti questi vestiti, perché a un certo punto dice vabbè, mi vesto come ieri, assolutamente. E quindi questa cosa procurerà qualche squilibrio al nostro modo di vivere, anche se continuiamo a pensare che abbiamo sempre dobbiamo sempre cercare di crescere. Esattamente. Mi piace l'idea di farvi vedere questa cosa. Direi che sei stata chiarissima e hai raccontato in modo semplice, questi concetti, perché comunque con i grafici che ci hai mostrato era anche molto più chiaro avere in mano proprio la situazione, non solo raccontata, ma proprio anche una tracciabilità della situazione. Io appunto spero che qualcuno abbia voglia magari di darmi una risposta o fare delle domande, perché assolutamente non mi sento particolarmente esperta in queste cose, semplicemente io ho lavorato all'ENI, ho visto un po' di cose riguardo al petrolio e poi mi sono interessata ormai da una decina di anni di leggere alcuni siti, alcuni blog che mi hanno incuriosito.
Va bene, quindi noi ribadiamo ai telespettatori che qualsiasi domanda o sui social che hai detto tu, nella pagina di Riviera, gruppi su Facebook o sui nostri, eventi, possono farti domande e partecipare a questo dibattito. Tu poi risponderai nella puntata successiva. Grazie a tutti per averci seguito, vi faccio salutare da Giovanna. Buonasera a tutti. Mandiamo la sigla, grazie a tutti, a sabato prossimo.